L'esperimento JET vicino ad Oxford ha annunciato un nuovo record per la fusione nucleare. L'ISS nel 2031 andrà in pensione. Un oggetto misterioso, ancora non ben identificato, si schianterà sulla Luna il prossimo 4 marzo. Webb ci ha inviato le prime foto di una stella, e non solo. Dopo 44 anni, il premio Wolf per la fisica è andato ad una donna. 40 satelliti della SpaceX sono stati abbattuti da una tempesta magnetica. Un gruppo di ricercatori australiani ha segnalato la presenza di un oggetto misterioso nel nostro universo che emette delle onde radio un po' particolari. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole. Prima di parlare di tutte le notizie di oggi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sugli altri social. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Gli scienziati e gli ingegneri dell'esperimento Joint European Torus, ovvero JET, vicino ad Oxford, hanno prodotto il più grande impulso di energia per durata e potenza. Il record era detenuto sempre dal JET e non si riusciva a batterlo dal 1997, ovvero 24 anni fa. Il nuovo record è un impulso di energia di 5 secondi, equivalenti a 16,4 kWh. Uno dei grossi problemi della fusione nucleare è proprio la produzione di energia, perché ci vuole più energia per mantenere le condizioni del reattore, piuttosto che è quella che riusciamo a produrre tramite la fusione nucleare. Ne ho parlato approfonditamente di fusione nucleare in un altro video che vi lascio qui. Ma se il record era mantenuto da circa 24 anni, tutti i record che sentiamo un po' per il mondo, in Cina, eccetera, che cosa sono? L'ultimo record di cui si era sentito parlare anche in TV e sui giornali non era di produzione di energia, ma era di mantenimento delle condizioni, e questo record spetta al reattore cinese, che è riuscito a mantenere le condizioni per la fusione nucleare circa 18 minuti. L'esperimento avvenuto con successo in Inghilterra è molto importante non tanto per JET in sé, ma quanto per ITER, perché JET è il predecessore di ITER. ITER è il grande progetto europeo per la fusione nucleare. È un reattore a fusione nucleare che si sta costruendo in questo momento in Francia, e i primi esperimenti in ITER dovrebbero avvenire già dal 2025. Dopo 44 anni, il premio Wolf per la fisica è stato assegnato ad una donna, Anne Lhuillier, francese, che però lavora all'Università di Lund in Svezia. Il premio Wolf per la fisica è considerato il più prestigioso premio dopo il premio Nobel, e negli ultimi anni si è anche guadagnato la reputazione di prevedere i futuri premi Nobel. L'anno scorso, per esempio, il premio Wolf per la fisica lo ha vinto Giorgio Parisi, insignito poi del premio Nobel. Il premio è stato condiviso con Paul Korkum e Ferenc Krausz per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e della fisica degli 8 secondi, e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi. Gli 8 secondi sono un sottomultiplo dei secondi. Un 8 secondo corrisponde a 10 alla meno 18 secondi. Con l'ottica ultraveloce riusciamo a guardare meglio i processi naturali, quelli più veloci. La fisica degli impulsi così brevi ci permette di guardare la dinamica di processi naturali che altrimenti non potremmo vedere. Gli impulsi ultraveloci ci permettono di guardare persino il movimento degli elettroni all'interno di atomi, molecole e solidi. E questo è molto importante per capire la natura di alcuni processi che ancora a noi sono sconosciuti. Con impulsi così veloci noi riusciamo ad avere una sincronizzazione perfetta tra l'eccitazione di un processo e la sua osservazione, che altrimenti non potremmo avere. Che vincerà il premio Nobel? Chissà, vedremo. Il giovedì 3 febbraio l'agenzia spaziale SpaceX di Elon Musk ha lanciato nel cielo 49 satelliti Starlink, ma venerdì 4 febbraio una tempesta geomagnetica ha causato l'abbattimento di 40 dei 49 satelliti Starlink. Satelliti come Starlink vengono inviati nell'orbita bassa,
ovvero nella LEO, Low Earth Orbit. In queste orbite, che vanno dai 300 ai 1000 km, orbitano oggetti come Hubble, la stazione spaziale e molti altri satelliti. Questa zona è caratterizzata da una bassa densità atmosferica, il che significa che l'attrito che questi oggetti incontrano è molto molto basso a causa della bassa densità dell'aria. Durante una tempesta solare, una tempesta geomagnetica, una parte della massa del Sole si stacca e raggiunge la Terra. Questa massa riscalda l'atmosfera terrestre. Lo strato di aria che si trova al di sotto dell'orbita dove ci sono tutti questi satelliti e l'ISS, riscaldandosi, sale. E quindi l'orbita bassa cambia la propria densità, perché l'aria viene sostituita da un'aria leggermente più densa, ovvero quella dello strato inferiore. Gli oggetti che orbitano quindi incontrano più resistenza. Esistono ovviamente dei meccanismi per resistere a questo cambiamento di aria. Questi satelliti, per opporsi a questo cambiamento di attrito, sono entrati in modalità sicurezza e hanno iniziato a fare delle manovre per resistere a questo attrito. Ma una volta entrati in questo stato di sicurezza, non sono riusciti a uscirne, per cui non sono riusciti poi a trovare l'orbita giusta. Ci sono dei problemi tecnici e questi devono morire perché praticamente non servono a niente nello spazio. Vanno in deorbiting, ovvero devono smettere di orbitare intorno alla Terra, perché se noi non possiamo comandarli, il fatto che orbitino senza una traiettoria prestabilita da qualcuno sulla Terra potrebbero colpire l'ISS o colpire altri satelliti, quindi vanno semplicemente in deorbiting, ovvero smettono di orbitare e cadono verso la Terra. Cadendo verso la Terra, incontrano l'aria, a causa dell'attrito dell'aria, prendono praticamente fuoco e muoiono durante il viaggio sulla Terra e non arriva nemmeno un detrito sulla Terra, quindi è un'operazione molto tranquilla per chi vive sulla Terra. Questi sono i satelliti di Elon Musk che prendono praticamente fuoco a contatto con l'atmosfera. Sono arrivate finalmente le prime immagini di una stella da Webb. Questa non ha una valenza scientifica, ma più una valenza ingegneristica. Lo so cosa state pensando, sei ubriaca, ce ne sono 18 di stelle. In realtà no, è un'unica stella e i 18 specchi di Webb che fotografano la stella non sono ancora allineati. Quindi in questa prima fase di lavoro bisogna allineare i 18 specchi. Gli scienziati e gli ingegneri adesso stanno lavorando per allineare questi 18 specchi in modo tale che tra un mese riusciremo a vedere non più 18 stelle, ma solo una. Questa però non è l'unica foto che ci ha inviato Webb. In realtà ci ha inviato anche un proprio selfie. Ecco, questo non avrà una valenza scientifica nei prossimi anni, questa camera, ma avrà una valenza più per gli ingegneri e gli scienziati che devono controllare che tutto funzioni correttamente. È stata identificata, o meglio, non ben identificata, una fonte di onde radio nel nostro universo. Si stima che questo corpo celeste non ben identificato sia a circa 4.000 anni luce da noi, quindi nemmeno tanto lontano. E la peculiarità di questo oggetto è che emette onde radio di una certa intensità con un intervallo di tempo tra un'emissione e un'altra di 18 minuti circa. Non è il primo oggetto che noi conosciamo nel nostro universo che emette energia non in maniera continua, ma in modo discontinuo, ad impulsi. Questi oggetti sono detti transienti, esistono i transienti lenti e i transienti veloci. I transienti lenti sono quelli che emettono energia a intervalli di tempo abbastanza lunghi. E un esempio sono le supernove, emettono energia e sono considerati transienti lenti. I transienti veloci sono quelli che emettono energia a intervalli regolari, ma molto più brevi. Un esempio di transienti veloci sono le pulsar e le stelle di neutroni rotanti. Quindi, diciamo, noi conosciamo abbastanza bene transienti veloci e transienti lenti. Quello che però noi non avevamo mai visto nel nostro universo era un transiente veloce con quel picco di energia. Non avevamo mai visto una stella di neutroni o una pulsar emettere così tanta energia in un intervallo di tempo così breve. Ed è per questo che è un oggetto non ben identificato. Ovviamente ci sono delle teorie al riguardo. Si pensa che è una stella di neutroni con un intenso campo magnetico, più intenso di qualsiasi altro campo magnetico di stella di neutroni che abbiamo già visto. Si potrebbe continuare a studiare questo oggetto.
In realtà no, perché ha smesso di inviare questi impulsi di energia. Stiamo provando ancora a osservare in quella porzione di cielo impulsi di energia, ma fino ad oggi, dopo quegli eventi segnalati dagli scienziati australiani, non abbiamo più visto nulla. Quindi chissà. C'è un misterioso detrito che sta per abbattersi sulla Luna, ovvero si abbatterà il 4 marzo. Inizialmente si era pensato che questo oggetto potesse essere un oggetto naturale, o quindi un detrito spaziale non causato da noi che invadiamo un po' ovunque. Poi l'esperto di detriti spaziali, Gray, ha affermato che quello era un detrito spaziale di SpaceX. Questa notizia è arrivata anche alla NASA e alcuni scienziati della NASA hanno iniziato a fare calcoli sulle traiettorie di questo detrito ricondotto a SpaceX e hanno visto che in realtà non poteva essere quello, il detrito spaziale che si sta per schiantare sulla Luna, ma che doveva essere un altro detrito, seppur umano, ma non della SpaceX. E rifacendo un po' di calcoli, Gray ha affermato che effettivamente aveva sbagliato nella prima ipotesi e che probabilmente il detrito è un detrito appartenente ad un razzo cinese. Non c'è due senza tre, quindi vedremo se alla fine a schiantarsi sul lato oscuro della Luna il 4 marzo chi sarà. Nel 2031 la ISS, ovvero la Stazione Spaziale Internazionale, andrà in pensione. Erano anni che si vociferava questa cosa, ma non c'era mai una data. E finalmente c'è. In realtà non proprio finalmente, purtroppo c'è. Ed è proprio il 2031. Prima, parlando di Starlink, vi ho detto che satelliti piccoli, semplicemente a contatto con l'atmosfera, prendono fuoco e muoiono come comete. Ma per un oggetto come la ISS, che è enorme rispetto ad un satellite, come funziona la morte della ISS? Per oggetti che non prendono fuoco completamente con il contatto con l'atmosfera, esiste un punto nell'oceano Pacifico, ad est della Nuova Zelanda, chiamato Point Nemo, che è considerato una sorta di cimitero per questi grandi oggetti spaziali che a un certo punto devono smettere di vivere nella nostra orbita e quindi devono ritornare sulla Terra. Ovviamente far ritornare un oggetto come la ISS sulla Terra potrebbe essere pericoloso per l'incolumità degli abitanti della Terra ed è per questo che è stato scelto un punto nell'oceano in cui far cadere tutti gli oggetti spaziali che devono essere mandati in pensione praticamente. Bene, questo era tutto per oggi. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e fatemi sapere se volete un approfondimento su uno di questi temi e scrivetemelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.